un obiettivo da centrare, un incubo da scacciare, gli occhi puntati sul campo, il cuore che accelera come il pallone sull'erba, gioia o amarezza, il fischio finale. Sarà comunque un sollievo dopo questo dramma calcistico chiamato derby. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Buonasera da Fulvio Collovati e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Lorenzo Quaranta e di Daniele Bulgarini sono pronti a raccontarvi il posticipo della 33esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Milan-Inter per l'onore e per lo scudetto, lo sappiamo, l'aritmetica ce lo ha di fatto spiegato da più di una settimana. Se l'Inter dovesse vincere il derby si aggiudicherebbe il 20esimo scudetto della sua storia e cucirebbe la seconda stella sul petto. Tutto ciò che non vuole accada adesso il tifoso milanista, e siamo pronti a raccontarvi 90 e più minuti di autentica passione. Adesso c'è il minuto di raccoglimento, forse per la morte di Matteo Giani, esatto, per il giovane ragazzo che in Toscana la settimana scorsa ha perso la vita su un campo di gioco di una categoria minore, e ovviamente i suoi colleghi delle categorie superiori, della massima categoria della Serie A, sono stretti in un abbraccio per questo loro compagno, per questo loro collega, lui e la sua famiglia, con il pubblico di San Siro che si lascia andare ad un applauso liberatorio, e l'arbitro che decreta adesso la fine di questo minuto di silenzio per osservare e per onorare la memoria di questo giovane calciatore. Di Marco che batte primo palo, colpo di testa, ha segnato l'Inter! Esattamente al minuto 18 nel corso del primo tempo ha segnato l'Inter, ha segnato Francesco Acerbi di testa praticamente da solo di fronte alla porta rossonera, ha schiacciato imparabilmente, nulla ha potuto Mike Maignan. Al 18esimo l'Inter è in vantaggio, ha segnato Francesco Acerbi e ha segnato un ex. Guarda che il pallone è stato prolungato, mi pare, da Pavard che praticamente è andato sul primo palo e centralmente, ecco, qui conferma la fragilità difensiva della squadra di Pioli. Il Milan conferma di essere fragile in fase difensiva, praticamente c'erano due giocatori soli, uno era Thuram sul secondo palo, in mezzo praticamente alla difesa, in mezzo da solo lui poteva solo appoggiare in rete Acerbi, che fa gol e porta in vantaggio l'Inter. Grande ingenuità da parte della difesa del Milan, che lascia solo Acerbi, ma questa è l'Inter, un'Inter cinica che probabilmente sfrutta al meglio anche le palle, i calcio d'angolo, le palle innative, con Di Marco da una parte, con Çalhanoğlu dall'altra, e come vedi questo è il derby studiato fino a questo momento da parte di tutte e due le squadre, poi il primo errore che commetti e vieni punito, studiato soprattutto sulle palle native questa volta da Simone Inzaghi, che sul corner ha messo all'altezza del primo palo Pavard, lui ha spizzato per l'incursione del suo compagno di reparto Acerbi, un gol tutto da difensori praticamente, sì, con il cross di Di Marco, il pallone deviato da Pavard e poi la stoccata vincente di Acerbi. Può partire Teo Hernandez alla sua maniera, seminando avversari, toccando in laterale, una sfera che viene giocata però con grande intuizione in anticipo da Di Marco. Di Marco avanza fino ai 25 metri, Di Marco allarga per Thuram in area di rigore, da sinistra si ferma in surplus, il tacco per Di Marco dalla linea di fondo, il cross che parte in mezzo e si divora un gol praticamente fatto. L'Inter, Lautaro Martinez con l'interno del piede destro avrebbe dovuto spingere il pallone in quelle occasioni meglio la suola dello scarpino. Milan che riparte ora dalla corsa di destra con tantissimo campo, c'è Musà, provano a recuperare gli uomini di Simone Inzaghi, pallone verso Raffaleo al limite, Raffaleo entra in area con il sinistro, Sommer la respinta che coglie anche in controtempo Pulisic, opportunità per il Milan, Raffaleo devastante quando entra in area di rigore in velocità, l'Inter rischia, Pavard, Thuram di prima, Lautaro Martinez in mezzo a due, il rimpallo gli dà ragione, può partire Thuram, era andato anche Di Marco a sinistra, Barella in area, Barella, Thuram destro,
E il pallone che sfiora il palo alla sinistra di Magnani, inesorabilmente battuto e termina sul fondo. Inter nuovamente vicinissima al gol del raddoppio con Matthew Ram. Rafaleao ai 25 metri ha di fronte a sé Çalhanoğlu, prova a triangolare con Loftus-Cheek a destra, Tomori, la cross in mezzo, la deviazione di prima di Calabria, il miracolo di Sommer, poi il contropiede dell'Inter in campo aperto. Thuram prova ad andarsene dalla corsia di sinistra, i due su di lui, Thuram ancora lui, il cross arretrato, pallone sbagliato, ma Mkhitaryan colpo sicuro, Magnan che si oppone, le emozioni non finiscono mai. Siamo al 40° minuto, l'Inter conduce per 1-0, salgono in cattedra i portieri, prima Sommer, poi Magnan. Il tiro di Calabria neutralizzato dal portiere interista con un guizzo felino, il tiro centrale respinto dalle mani aperte di Magnan, il tiro era di Mkhitaryan. Sommer con il pallone tra i piedi al limite della propria area di rigore ne esce in questo momento, spedisce la sfera verso il settore di sinistra, quello occupato da Bassoni, verticalizzazione improvvisa con il taglio di Thuram, le prese con Tomori, aspetta il pallone, il numero 9 lo tiene sul piede destro, prova a sfidare l'avversario, a servire in percussione Mkhitaryan, la sfera che gli ritorna su detto, il tiro a raddoppio piatto l'Inter, minuto 4 nel corso del secondo tempo, un lampo nerazzurro nella notte di Milano è quello di Mark Thuram che ha chiuso il collo interno piede verso l'angolo più vicino, lì dove Magnan non aspettava, un pallone radente velocissimo che si è insaccato alle sue spalle. I minuti sul cronometro sono 4 nel corso della ripresa, ha raddoppiato l'Inter, ha raddoppiato Mark Thuram. E questo è il derby, Francesco, stavamo elogiando il Milan proprio perché è entrato in campo con una intensità diversa e hai visto che sul tiro rimpallato da parte di Thuram si impossessa ancora del pallone e praticamente non dico che spiazza Maignan, un po' devo dire un po' anche responsabile di aver lasciato un po' alla sua destra il palo scoperto, è stato ottimo il tiro, si è tuffato leggermente in ritardo, però l'azione di Thuram è degna di nota, nel senso che l'Inter raddoppia proprio nel momento in cui il Milan sembrava riprendersi un pochino. Peraltro Thuram molto determinato ma anche molto fortunato perché aveva tentato l'imbucata per il compagno che era scappato a sinistra, Mkhitaryan, il pallone era stato intercettato da un difensore del Milan, era respinto però troppo corto, ancora sui piedi del numero 9 che però lì è stato bravo a crederci, si è accentrato, ha cercato lo specchio della porta, lo ha trovato con un destro incrociato perché da quella posizione generalmente da sinistra si va verso il secondo palo, invece lui l'ha chiusa col collo interno piede rasoterra verso il primo palo e lì Magnan non c'è arrivato, l'Inter conduce per 2-0, c'è il Milan sul settore di sinistra con Rafaleao, lato corto dell'area di rigore, lo scambio con l'avversario, il pallone in mezzo, attenzione, il tiro di Pulisic in area, il pallone che finisce sul fondo, opportunità per il Milan. Chukwueze ai 25 metri, cross per Leao che si alza di testa, colpisce, palo, rete, ha accorciato le distanze il Milan, eccolo. Ha accorciato il Milan, attenzione che si riapre la sfida, probabilmente Tomori su un colpo di testa che era stato deviato sul palo da Sommer, è arrivato il 25 rossonero e ha spinto il pallone in porta. 10 minuti di una passione infinita a San Siro perché adesso l'Inter è in vantaggio ma per 2-1 sul Milan, e allora 10 minuti da raccontare, 10 minuti che rimarranno impressi nella memoria dei tifosi di Milano. C'è un check in corso, non sappiamo dirvi il perché, il colpo di testa che sembrava vincente di gabbia, la deviazione di Sommer sul palo è arrivato poi dopo l'assistenza di Leao, Tomori a colpire praticamente a porta vuota quando Sommer nulla più poteva fare scaraventando il pallone in porta. Il Milan è sotto di un gol, conduce l'Inter ma per 2-1, siamo al 36° del corso del secondo tempo, c'è ancora da verificare quello che è accaduto, c'è ancora da capire, è gol, è convalidato il gol, siamo 2-1 in favore dell'Inter sul Milan, la curva sud che spinge il Milan, Benacer che spinge il pallone in profondità, Pulisic che se ne va, fermato poi da Pavar, il recupero del Milan con Calabria all'altezza della linea mediana, ruggisce San Siro rossonera, Chukwueze, sovrapposizione, Pulisic cross, respinge Sommer, pallone sulla linea,
scaraventato lontano da Pavar. Quanto? Brividi a San Siro, emozioni senza fine, fiato sospeso a San Siro, tutti in attesa di qualcosa che potrebbe accadere, tutti in attesa di questi minuti finali che sono spasmodici da vivere, da raccontare, da poter giocare in campo, da poter essere ammirati dalle tribune in questo derby che non ha avuto mai fine praticamente dal punto di vista dell'intensità, della determinazione agonistica da entrambi i fronti che l'Inter proverà a condurre in porto per potersi cucire la seconda stella sul petto. Frattesi viene trattenuto, ora si accende una mischia in campo, ecco, ecco la mischia, ecco la rissa all'altezza della linea mediana, tutti contro tutti, però questo non deve succedere. È un peccato che Hernandez e Dumfries sono loro due, insomma, che se ne stanno. Questa è una brutta immagine, questa è una brutta immagine, un derby giocato, un derby meraviglioso giocato con intensità non deve concludersi così, assolutamente. È ovvio che qui l'orgoglio, diciamo così, supera il consentito, perché perdere un derby in casa nella sera in cui con questa vittoria l'Inter si aggiudica lo scudetto, tutti e due. Vediamo che l'arbitro caccia fuori tutti e due adesso, perché vediamo. Evidentemente deve essere stata questa la decisione del direttore di gara, il signor Andrea Colombo della sezione di Como. Non abbiamo ancora capito bene cosa sia successo. Allora Dumfries sicuramente Dumfries espulso, anche Teo Hernandez, anche Teo Hernandez adesso, insomma, i due si sono attaccati, ed è ovvio che ed è ovvio che l'arbitro non possa che procedere al doppio rosso per il giocatore dell'Inter e per quello del Milan. La panchina dell'Inter che è lì tutta in piedi, mancano pochi secondi alla fine di questa partita, alla fine di questa sfida. È evidente che adesso la folla nerazzurra veda concretissimo realizzarsi il sogno del ventesimo scudetto, il sogno della seconda stella da cucirsi sul petto. È un momento esaltante, gentili ascoltatori, per il clima che si vive all'interno di San Siro, con il popolo milanista che sta, per la verità, cominciando a sfollare, con il popolo interista che sta invece cominciando a gustare la festa, cominciano ad arringare la loro folla gli uomini di Simone Inzaghi. La panchina dell'Inter è tutta in piedi, manca un nulla alla fine della sfida, 50 minuti e 30 secondi, sta per arrivare il fischio finale del direttore di gara, sta per avverarsi il sogno nerazzurro cullato da 3 anni da Simone Inzaghi, che ha messo trofei in bacheca, che ha raggiunto una finale di Coppa dei Campioni, forse anche immeritatamente persa a Istanbul, e che ora sta per coronare il suo sogno di vincere lo scudetto. Il calcio di punizione battuto da Sommer al limite dell'area di rigore allontana Calabria, pallone che si alza a campanile all'altezza della tre quarti campo dell'Inter, è partito Okafor, il tocco per Giroud, ancora Okafor, interviene a chiudere ancora una volta Pavar, pallone sul fondo e in calcio d'angolo, ancora opportunità per il Milan, tutti in the box, tutti nell'area di rigore dell'Inter. Andrà Benasser a calciare questo corner spedendo la palla nell'area di rigore nell'azzurro, anzi si tratta di Chukwueze. Ancora una volta ci sono scaramucce all'interno dell'area piccola con Calabria che se la prende un po' con tutti, anche con Sommer, un'altra rissa in campo. Sono veramente secondi elettrizzanti, gentili ascoltatori, sono i secondi che separano l'Inter dal coronamento di un sogno, sono i secondi che invece espulso. Sono lì un altro espulso. Calabria. Un altro espulso? Sì, Calabria, mi pare è stato allontanato Calabria dal campo. Sì, sì. Calabria. È espulso Calabria, evidentemente per delle reazioni molto molto diciamo così, fin troppo determinate. Una gomitata, un pugno di Calabria si è visto nel reality. Sì, verso, una gomitata forse ai danni di Frattesi. Ai danni di Frattesi. 52 minuti e 10 secondi, calcio d'angolo in favore del Milan con Colombo che dice state calmi. Chukwueze da destra, interno del piede sinistro, traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Sommer, anzi si tratta di Benasser, il cross che parte, allontana Lautaro Martinez. Sono le 22 e 43 minuti del 22 aprile del 2024, l'Inter è campione d'Italia per la 20ª volta nel corso della sua storia leggendaria. La seconda stella è sul petto delle maglie nell'azzurre, è finita così,
nella notte più importante, nella notte che fa la storia, nella notte che decide il destino di questa squadra che ha dominato la stagione in Italia dall'inizio alla fine, la delusione dell'uscita dalla Coppa dei Campioni per mano dell'Atletico di Madrid, ma adesso la più grande gioia con la vittoria del 20° scudetto. Ripetetelo alla Madonnina chi è il campione e chi il piangina, questo è lo striscione che compare nella curva nord, il feudo del tifo nerazzurro. È finita qui, è finita con la vittoria dell'Inter per 2-1 con le reti del primo tempo al 19° di Francesco Acerbi, con il raddoppio al quarto della ripresa di Marc Thuram, con il gol di Tomori che poco dopo la mezz'ora ha riaperto le speranze per il Milan, e con un finale pirotecnico con tante emozioni, con tanto nervosismo, ma alla fine con il trionfo dell'Inter e con l'applauso alla propria squadra, della folla milanista, dei seguaci del diavolo che continuano comunque ad esprimere il loro tifo all'altezza della curva sud, si può alzare lo scudetto adesso, sì, disegnato dagli uomini di Simone Inzaghi e praticamente esibito di fronte alla curva nord. L'Inter è campione d'Italia al termine di una stagione esaltante, uno scudetto che dire meritato forse è poco, Fulvio Collovati. A che dire, che aggiungere altro a quello che hai detto tu, Francesco? Uno scudetto assolutamente meritato, l'artefice principale indubbiamente è Simone Inzaghi, guardatelo questo allenatore qui inquadrato in questo momento, ma insomma dobbiamo elogiare tutti i giocatori. Vorrei ricordare che a 5 domeniche dalla fine l'Inter è in vantaggio di 16 punti, praticamente l'ha stravinto questo campionato. È accaduto quello che i tifosi rossoneri non avrebbero mai voluto vedere, cioè assistere a una premiazione, a una gioia incontenibile proprio nel giorno del derby. Ecco, una partita che l'Inter ha vinto questa sera meritando, non è bastato l'orgoglio rossonero nei 10-15 minuti finali, è stata una partita splendida, raccontata splendidamente da te. Grazie. Per merito dei giocatori in campo, ma ovviamente. Per merito dei giocatori che non si sono risparmiati, a cominciare da Thuram che ha fatto gol e ha giocato per la squadra, questo giocatore qui inquadrato, Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato. È giusto che i tifosi e i giocatori dell'Inter si esaltino in questo momento, perché io l'ho provato sulla mia pelle. Ti devi esaltare, devi dimostrare l'esaltazione nel momento in cui vinci alla stragrande come hai vinto, e adesso chiaramente si apriranno in casa rossonera altre strade, perché probabilmente Pioli lascerà il Milan, però dobbiamo gioire per la festa dell'Inter questa sera. Dobbiamo raccontare la festa dell'Inter pur raccontando una prova del Milan di grandissimo orgoglio, fasi finali di grande pressione, di grande intensità, di grande determinazione, cercando di raggiungere quel risultato che avrebbe vietato la festa all'interno di San Siro agli uomini di Simone Inzaghi. E parliamo proprio di lui, proprio di Simone Inzaghi, colui il quale era stato messo in discussione, lo ricorderete, gentili ascoltatori, lo ricorderai, Fulvio Collovati, pochi mesi fa, certo. Ma posso leggere una frase che mi è rimasta colpita, cioè quello che ha detto ieri in sala stampa, ha detto: la salita sta per finire, vogliamo vedere il panorama. Evidentemente era convinto di oggi di vincere questa gara, perché altrimenti un allenatore non rilascia un'affermazione del genere. Era convinto di vincerla e l'ha vinta meritatamente, ha fatto 3 finali come giustamente hai detto tu l'anno scorso, di cui una l'ha persa meritatamente, ed è giusto elogiarlo, non sempre condannare gli allenatori dopo una sconfitta. Elogiamolo perché a 5 domeniche dalla fine ha compiuto veramente un altro miracolo. Chi è il colpevole di questo delitto perfetto compiuto dall'Inter? Certo Simone Inzaghi, certo i tanti giocatori colpevoli di aver fornito delle prestazioni esaltanti durante tante giornate di campionato, 33 per l'esattezza, quando il risultato si è di fatto materializzato nel corso di un derby. Ma forse il colpevole maggiore di questa vittoria è il presidente Zhang, è
sicuramente un altro colpevole, Beppe Marotta con ausilio, perché hanno tenuto duro la barra dritta anche nei momenti più complicati, mentre nel cuore di Milano a Piazza Duomo si fa già festa con i colori nero-azzurri e le bandiere, le sciarpe e i versilli bauscia che sventolano nel cielo del capoluogo lombardo. E da allora i colpevoli sono anche loro, sì Zanghi il presidente, sì Marotta il direttore generale, sì Ausilio il direttore sportivo, insomma tutti quegli uomini che hanno saputo mantenere in un equilibrio molto molto alto questo club, nonostante le polemiche a un certo momento, nonostante i problemi di carattere societario dei quali più volte abbiamo parlato nel corso di questa stagione. Mai mollare, sempre l'obiettivo davanti agli occhi. Però Francesco, prima ho riferito delle dichiarazioni di ecco l'abbraccio, guarda l'abbraccio tra Simone Inzaghi e uno degli artefici, come hai detto, sottolineato tu, Beppe Marotta, che ha comprato giocatori a parametro zero, come Çalhanoğlu, come Thuram, giocatori che sono stati protagonisti di questa stagione. Vorrei dire una cosa, il ciclo vincente, questa è una garanzia, un'altra affermazione da parte della proprietà, il ciclo vincente deve proseguire, per cui devono star tranquilli i tifosi interisti, al di là di qualche aspetto economico che chiaramente non va trascurato. La società è improntata a proseguire su una linea veramente vincente. In questa notte a forti tinte nerazzurre sarà il caso di ricordare chi e da chissà dove starà gioendo in questo momento per questo scudetto. Penso a Peppino Prisco e penso a Giacinto Pacchetti su tutti, Fulvio. Bravo, bravo, hai fatto bene a nominare questi due personaggi che io straordinariamente ho conosciuto. L'avvocato Prisco è stato un mio anche vicepresidente, un personaggio veramente di altri tempi, così, e Giacinto mai dimenticato protagonista assoluto, il grande capitano, come l'ho sempre chiamato io, sicuramente una vittoria dedicata anche alla loro memoria. Intanto gli uomini di Simone Inzaghi stanno continuando a fare festa sotto una curva nord evidentemente in delirio per la conquista del 20° scudetto, uno scudetto che forse non è mai stato messo in discussione dall'inizio di questo campionato e per tutte le 33 giornate in cui abbiamo raccontato questa formazione. C'è che non Thuram, ha lasciato... C'è Thuram, c'è il papà Thuram, hanno inquadrato il papà Thuram che sarà insieme alla moglie, che sarà orgoglioso di ciò che ha fatto il figlio. Direi, anche stasera, diciamo così, ha firmato, ha griffato questa vittoria con un grandissimo gol, è riuscito a tenere in piedi l'attacco nerazzurro anche nel momento in cui la squadra era sotto pressione, anche nel momento in cui il Milan credeva alla possibilità del pareggio dopo aver dimezzato lo svantaggio con Tomori poco dopo la mezz'ora della ripresa. C'è questo enorme striscione proprio esibito dai calciatori sotto la curva nord, campione d'Italia e lo scudetto con il numero 20 in mezzo, è una bandiera nerazzurra. Questo è il coronamento di un sogno, si diceva durante la radiocronaca nei minuti palpitanti finali della partita del derby, di questo posticipo della 33esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Questo però è il momento in cui i giocatori ritrovano energie incredibili e continuano a saltare in campo. Ora però tutti quei calciatori di Simone Inzaghi sono lì attorno a quello striscione che è stato adagiato come un lenzuolo all'interno dell'area di rigore alla nostra sinistra, in uno dei luoghi più iconici, più importanti di un campo di calcio, l'area di rigore, lì dove per molte volte nel corso di questo campionato hanno imperversato le maglie nerazzurre, da sinistra con Di Marco, da destra con Dumfries e con Darmian, in mezzo al campo con Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella, in attacco grazie al duo formato da Lautaro Martinez e da Marc Thuram, ma anche grazie a quelle che impropriamente forse abbiamo definito per tanti giorni seconde linee, vale a dire Alexis Sanchez e Arnautovic, giocatori di sicuro affidamento, di sicuro talento, di sicura cifra tecnica e comunque in grado di sostituire nei momenti cruciali di questa stagione chi aveva cominciato la partita, per non parlare del portiere Sommer, punto definitivo tra i pali nerazzurri, chiamato a sostituire uno come Samir Handanovic, non certamente l'ultimo arrivato, Fulvio. Ma quante volte abbiamo elogiato Dzeko nella scorsa stagione, te lo ricordi? Lo stesso Lukaku, i tifosi se lo devono ricordare, eppure questa società
è riuscito a sostituire due giocatori come Dzeko, come Lukaku, con Thuram, sono andati a pescare Thuram, torno a dire, autore di 12 reti senza contare gli assist, uomo chiave come posso dire, come spalla di Lautaro Martinez. E ora sai cosa succede, Fulvio? Succede che Di Marco e Lautaro Martinez sono andati sopra la traversa, non so con quali forze si siano arrampicati stile Tarzan proprio sulla traversa della porta alla nostra sinistra sotto la curva nord. Bisogna parlare dei difensori, bisogna parlare di Francesco Acerbi, bisogna parlare di Alessandro Bastoni, di Pavard, ma bisogna parlare anche di De Vrij, che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, come hanno fatto del resto in mezzo al campo i vari Frattesi ed Aslani, un meccanismo perfetto costruito da Simone Inzaghi, un meccanismo che alla fine ha girato in maniera talmente precisa da raggiungere l'obiettivo dello scudetto.